È stato presentato il progetto per la promozione e diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro Nato Sicuro, finanziato da Fondi Impresa, ente bilaterale costituito da Confindustria e CGIL CISL UIL. Lo scopo principale del progetto è quello di fornire alle imprese servizi di promozione, assistenza, informazione e formazione di base in materia di salute e sicurezza, avvalendosi di una rete di collaborazione con le parti sociali sul territorio. La Regione Abruzzo guarda con grande interesse a questo progetto che vede accomunati la Confindustria e le sigle sindacali CGIL e CISL UIL. Sta a significare che si incomincia a rientrare nella giusta ottica, dove lavoratori e imprenditori sono due facce della stessa medaglia, dove gli uni non possono fare a meno degli altri. Si comincia a capire che la sicurezza del lavoro è parte integrante della strategia aziendale, anzi io sarei anche del parere di inserire laddove le aziende partecipassero a bandi di finanziamento comunitario o nazionali, dare un punteggio premiale a quelle aziende che riescono a dimostrare di avere delle sicurezze non formali ma sostanziali. Questo è un progetto sulla sicurezza, alla quale noi teniamo moltissimo, finanziato da Fondi Impresa, che è il fondo interprofessionale di Confindustria e sindacati. Noi siamo vincitori del bando di gara qui in Abruzzo, unitamente all'ENFAP, e abbiamo chiesto per questo progetto la collaborazione delle altre parti, ossia tutti gli organismi formativi appartenenti al sistema sindacale e a quello datoriale di Confindustria.